benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Icona di stile e sensualità, peccato che il suo corpo rispetti dei canoni quasi irraggiungibili, piovono critiche per Belén Rodríguez. I social network hanno consentito a moltissimi VIP di far lievitare il proprio conto in banca, attraverso la pubblicazione di post promozionali affiliati con determinate aziende. La piattaforma di Instagram si è trasformata in un vero e proprio mercato digitale, le influencer ci mostrano i prodotti da loro utilizzati per la beauty routine, così come articoli di make-up e di abbigliamento. Peccato che talvolta si finisca per mostrare capi che in pochi possano permettersi di indossare effettivamente, soprattutto rispetto allo stile di vita delle persone comuni. Abitini super aderenti, leggings semitrasparenti, magliette scollate che tendono a mostrare il ventre nudo e così via. Chi può indossarlo? Si legge tra i commenti di un post pubblicato da Belén Rodríguez. Si tratta di un quesito che ha prodotto un acceso dibattito. Occorre infatti accettare un'amara verità, gli outfit mostrati dai personaggi del mondo dello spettacolo sono fondamentalmente inaccessibili e questo non si collega solo alla fisicità, bensì anche alle reali occasioni nelle quali sarebbe possibile indossarli. Sfilate di moda, serate in discoteca, eventi ufficiali e shooting fotografici, in pochi possono affermare di seguire questo stile di vita. Sicuramente non possiamo recarci in ufficio con le calze a rete e le scarpe alte color lime, tantomeno goderci una passeggiata raggiungendo il centro città con i mezzi pubblici in minigonna e décolleté a spillo. Belén Rodríguez pubblicizza un prodotto, il web insorge proprio in relazione alla pubblicizzazione di prodotti fondamentalmente assurdi per noi comuni mortali, Belén Rodríguez è finita al centro delle critiche per un messaggio promozionale in collaborazione con Diego Dalla Palma. Le utenti hanno ironizzato sul prodotto, nella consapevolezza di non poterlo indossare. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Pijama Pant by Diego Dalla Palma, comodo, funzionale, unico, si legge come didascalia del post promozionale. Inutile dire che gli utenti hanno risposto con una rumorosa risata. Comodo e funzionale? Per chi esattamente? Si tratta di un capo nero semitrasparente che evidenzia ovviamente eventuali difetti concentrati su pelle e glutei, accessibile dunque a tutte quelle donne che godono di altissima autostima, oltre che occasioni particolari in cui indossarli. Le follower si sono quindi sbizzarrite. Quando deve andare in bagno come si fa? Ha commentato ironicamente un utente, comodo da indossare sotto le tute da sci ottimo per la montagna sotto l'abbigliamento tecnico per il trekking, ma anche, pensa un po' più a noi imperfette, a tratti ingombranti e un po' allergiche alle bilance. Fai la brava tesò, ha infine concluso un'altra. Insomma, il prodotto dona particolarmente alla silhouette della modella argentina, in poche tuttavia si sentono di mostrarsi con un capo di abbigliamento di questo tipo. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.